Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo veniamo a te per presentarti questa parola in Geremia 24, che possa la tua mano potente benedirci, non solo la tua parola, ma attraverso la tua parola benedire i nostri spiriti, il nostro cuore, soprattutto tutti noi stessi, e ancora se non c'è comprensione con tutti gli altri, Padre, fai che possiamo avere comprensione con i nostri fratelli, quanti sono ancora in questo mondo che cercano di capire e fanno finta di non capire. Padre, ungile dall'alto, benedicile, Padre, perché veramente vogliamo venire a te con grande gioia, con grande amore. E soprattutto benedici la sorella Barbara, Signorelli, suo marito Alfio, benedici anche suo fratello che è venuto dalla Germania e tutta la famiglia, padre. E ancora la sorella Immacolata Verdicchio, la sorella Margherita Carducci, l'altra sorella Margherita, Signorelli. E ancora quanti sono in preghiera, padre, perché tempo ce ne abbiamo poco, fra poco mia moglie mi chiama e non ho neanche finito di parlare della parola. Grazie, Padre. Benedici tutto il mondo, benedici queste live e tutti quelli che sono entrati. Ad Antonio Delfino, che è entrato adesso, e dice ciao Angelo, e anche a Patrick, lo giudice. Grazie, Padre. E ancora a tutti quanti. E benedici soprattutto quelli che ti stanno cercando e non sanno come trovarti. Grazie Padre, in nome santo di Gesù. Amen. Bene, faccio veloce perché tempo ce n'ho poco a disposizione. Se poi abbiamo tempo, la ripassiamo. L'avvenire di Giuda, simboleggiato da due cesti di fichi. L'Eterno mi fece vedere e ecco due cesti di fichi posti davanti al tempio dell'Eterno, dopo che Nebucadnezzar, re di Babilonia, aveva condotto in cattività da Gerusalemme Jeconiach, figlio di Jehoiachin, re di Giuda, e i principi di Giuda assieme agli artigiani e ai fabbri, e li aveva condotti a Babilonia. Uno dei cesti conteneva fichi molto buoni, come i fichi primatici, mentre l'altro cesto conteneva fichi molto cattivi, tanto cattivi che non si potevano mangiare. Allora l'Eterno mi disse: che cosa vedi, Geremia? Io risposi: dei fichi. I fichi buoni sono molto buoni, mentre quelli cattivi sono molto cattivi, che non si possono mangiare. La parola dell'Eterno mi fu nuovamente rivolta dicendo: così dice l'Eterno, il Dio di Israele, come questi fichi sono buoni, così io avrò cura di quelli di Giuda condotti in cattività, che io ho scacciato da questo luogo nel paese dei Caldei per il loro bene. Io poserò con favore i miei occhi su di loro e li ricondurrò in questo paese. Li farò prosperare e non li distruggerò, più li pianterò e non li sradicherò, più darò loro un cuore per conoscere me che sono l'Eterno. Essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, perché ritorneranno a me con tutto il loro cuore. Come invece questi fichi sono cattivi, tanto cattivi che non si possono mangiare, così dice l'Eterno, così abbandonerò Sedechia, re di Giuda, i suoi principi e il resto di Gerusalemme,
che rimarrà in questo paese, e quelli che abitano nel paese d'Egitto li abbandonerò ad essere maltrattati e travagliati in tutti i regni della terra. Diventeranno un obbrobrio, una favola, un sarcasmo e una maledizione in tutti i luoghi dove li avrò scacciati. Manderò contro di loro la spada, la fame, la peste, finché siano interamente distrutti dal suolo che avevo dato loro e ai loro padri. Fin qui la parola del Signore. Abbiamo avuto la possibilità di leggerla tutta la parola, perché avevo paura che mi chiamavano. Adesso che l'abbiamo letta tutta, in un certo modo non l'avete afferrata bene, ma si tratta di due ceste di fichi, una cesta molto buona e una cesta cattivi. La prima è la cesta di fichi primeticci, che sono i più belli, sapete? Appena si rompono esce il latte dal pezzo dove trattiene la fico all'albero. Appena si rompe esce il latte, è una meraviglia. Questi fichi buoni rappresentano come Dio cura tutta la gente che è stata deportata prima e poi è ritornata, e Dio dice che la cura con occhio benigno, con la sua mano potente, la guida, la sostiene e la porta avanti. Questo è raffigurato oggi l'uomo, la donna che sta cercando Dio. State attenti perché è importante, questa parola è per voi. Voi che state cercando Dio, non guardate le religioni, uscite dalle chiese, perché sta scritto che gli ultimi giorni le chiese si svuoteranno, perché hanno fatto schifo. Ognuno ha tirato per la loro tasca, ognuno ha tirato per il suo resoconto, non per Dio, perché se tiravano per Dio mettevano solo un nome. La casa di Dio, tutte le chiese dovevano essere così, la casa di Dio, no, la chiesa testimone di Geova, e poi ci sono tutti i nomi, ognuno il suo nome. La chiesa cattolica romana, ciao Teresa Mandala 1:27, Dio ti benedica, sono contento che hai dato uno sguardo di nuovo e ti benedico nell'amore santo del Figlio Gesù. E allora oggi non dobbiamo fare religione, perché le religioni ci hanno deluso, e l'abbiamo capito, lo vediamo, la Chiesa Cattolica ci ha pienamente distrutti con questi idoli che ci fanno baciare con la mano, preghiere, buonasera Ciotola, Salvatore 7, Dio ti benedica, ti sto invitando, vuoi salire sali, dove vuoi tu, sei entrato a due profili, dove sembra a te meglio entra. Dai l'invito, fratello. Ospite. Ora abbiamo capito la Chiesa cristiana romana che cosa sta facendo. Ci ha distrutti.
Non solo noi, ha distrutto fino ai nostri figli, fino alla quarta generazione. Sta scritto in Esodo 20 che il Signore maledice noi con tutti i nostri figli fino alla quarta generazione. Paolo Codio 64 dice: "Buonasera Angelo, come va? Bene, ti saluto nella pace del Signore, Dio ti benedica." Paolo Codio 64. Che l'amore del Signore sia con te e con tutta la tua famiglia. Bene, cosa fanno le altre religioni? Cosa fanno? Ognuno si fa una chiesa e tira per sé, per la sua adunanza, e nella chiesa evangelica vediamo che una chiesa non può andare d'accordo con un'altra chiesa, la chiesa libera, la chiesa che dicono pentecostali, ari o dicono protestanti, figuratevi, evangelici protestanti che sempre protestano, qualsiasi cosa che voi gli dite, loro protestano. Ma Dio ha detto questo? O ha detto, Gesù ha detto andate per il mondo e fate miei proseliti, non vostri, che ve li portate nelle vostre chiese e li separate dal branco. Gesù vi ha detto andate nel mondo e portatele a me, non portarle nelle vostre chiese. Le chiese non servono. Voi separate le pecore dai capri. Perché chi entra dentro una chiesa non può andare d'accordo con un'altra chiesa e che comunione c'è? Questa non è la comunione di Dio. Voi non dovete avere religioni, voi dovete avere una relazione con Dio e con Gesù, amando Dio e Gesù più di vostra moglie, più di vostro marito. Io a mia moglie ce lo dico sempre. Amore mio, perdonami, non ce l'ho con te. Guarda, mi sta tremando il cuore, non ce l'ho con te. Una volta io t'amavo più di ogni altra cosa al mondo perché io non conoscevo Dio e Gesù. Siccome io sono morto nel 1994 e se non era per Dio, non fossi più qua, perché Dio mi ha ucciso e mi ha fatto risorgere. Avete capito perché l'amo Dio più di mia moglie? Mia moglie, se io ero morto, mi piangeva, ma non mi faceva risorgere. Avete capito? Perché amo mia moglie meno di Dio e di Gesù? E adesso ve l'ho detto. Ciao, Escalon. Luaba, amore mio, sali, sali amore, ti sto invitando, così parliamo un poco. Vieni amore, gloria a Dio. Vi presento Luvada 659, aggiungetelo. A occhio e croce per me è una brava persona. Aggiungetelo. E fate amicizia. E il Signore vi benedirà. Nient'altro vi dico. Non vi dico nient'altro. Perché questo mondo deve dare amore a tutti quelli che incontra. Poi se si dimostrano male, e gli diciamo, amico, se tu vai a destra, noi andiamo a sinistra. Ma se si dimostrano buoni, come penso che dico che siamo tutti buoni, se ci dimostriamo male è perché dentro di quelle persone o dentro di noi c'è qualcosa che non funziona. Perché Dio ci ha creati con l'amore suo, Dio ci ha fatti come lui, a sua immagine. Dio non mente perché Dio è amore. Siamo noi. Siamo noi che ci siamo
fatti diversi. Ecco perché chi cerca i testimoni di Geova, chi cerca i sciamani, chi cerca i cattolici, chi cerca che religione sei, Adi, evangelica o protestante o libera o... Mannaggia! Ma perché non cercate Dio e Gesù? Solo Lui è l'amore. E qui lo dice con queste ceste di fico, dice queste fico primiticci buoni sono. Quasi li sto gustando, me li sto mangiando, che sono belli, me li sto mangiando, sono molto buoni. Questi raffigurano Dio, gli uomini buoni. Vedete, la sera nella mia live c'è amore. Ma perché c'è amore? Perché Dio mi ha dato amore a me e io la sto riversando a tutto il mondo. Ecco perché nella mia live c'è amore. Perché se diamo amore, amore riceviamo. Avete capito? Se noi diamo amore, riceviamo amore. Se qualcuno ci dà odio, prima che arriva a noi l'odio, ci diciamo fermati, io ho lo scudo di Gesù, tu non puoi farmi del male, perché abbiamo la corazza di Gesù. Mi capite? Ma se non abbiamo Gesù, che non abbiamo accettato Gesù, ma come vi potete proteggere? Ma se solo uno vi guarda così, già voi pensate che vi ha fatto il malocchio. Appena vi guarda così qualcuno, già pensate che vi ha fatto il malocchio e voi cadete malati e cominciate a buttare sale davanti alla porta, davanti dove quella persona vi ha guardato, sale. Che salate? Olive o sarde salate? Vergogna! Non esistono queste cose. Esiste solo Gesù e Dio. Queste sono cose che l'uomo presuppone. Pregiudizi che vi fanno cadere malati. Non dormite più la notte. Quando pensate che voi vi hanno fatto qualcosa di male, la notte non dormite e Satana viene da voi e vi mette un maleficio. Ma voi avete iniziato, avete capito? Voi. Ciao Samantha, amore mio. Vedete? Neanche è arrivata. Appena l'ho visto, ciao Samantha, amore mio. E la saluto, guarda. Ora lei che fa? Mi saluta. Perché ha ricevuto... Ciao, un saluto veloce, amore. Ah, ciao, amore, vai, vai tranquillo, dai. Tranquilla, so che io fra poco mi chiama mia moglie, sono invitato stasera. Stasera c'è la registrazione, va bene, amore? Prendete tutta la serata libera. Va bene, amore? Prendi tutta la serata libera. Male che va, vai in YouTube, i video registrati sono in YouTube. Pronto sei, vero? Stiamo proprio senza pesce. Quando... Sì, allora, ci muto un quarto d'ora e vengo. Allora, mi hanno già chiamato, senza fretta. Allora, ciao amore mio. Mia moglie mi ha chiamato già, amore mio. Amori miei, già sono stato chiamato. Allora, do solo veloce veloce, come la sorella Samantha dice, un saluto veloce, eh? Un saluto veloce. Allora, i fichi primitici, l'abbiamo detto, siamo noi quelli che ci raffiguriamo, buone persone che cerchiamo Dio, Gesù. Non le religioni,
I fichi della cesta cattivi sono la gente che non conoscono Dio, che non conoscono Gesù, che si fanno abbindolare dai maghi, dai cartomanti. Ma quanti cartomanti ci sono qua in TikTok? Ieri ho bloccato quasi una cinquantina maghi e cartomanti. Li ho bloccati. Non ho bisogno io di cartomanzia o di magia. Non ho bisogno. Io c'ho Gesù. E allora, nella Bibbia c'è sta scritto, vedete, io sempre, come dice Gesù, si proteggeva da Satana quando lui ci diceva: vedi, buttati da questo precipizio, di questo monte, tanto tu sei figlio di Dio e Dio manderà una legione di angeli a sorreggerti. Gesù si proteggeva parlando della Bibbia. Sta scritto: non tentare Dio tuo. E subito sono venuti gli angeli a suonare festa per Gesù. Avete capito? E nella Bibbia sta scritto che non entreranno né maghi, né stregoni, né cartomanti, né quelli che fanno l'oroscopo. Questa gente o si convertono a Dio, allora entreranno. Ma prima si devono convertire, si devono purificare e allora entreranno nel regno di Dio. Ma se stanno in quella categoria, non entrerà nessuno di loro. Non che ve lo dico io, sta scritto, vedete? Quando Gesù aveva fame, dopo 40 giorni e 40 notti, aveva una pietra in mano e Satana gli disse: perché? Perché ha visto che aveva fame Gesù. Gesù con quella pietra stava per uccidere un animaletto per mangiarselo, perché Gesù, stando in quel deserto, si nutriva di tutto ciò che trovava, locuste, qualsiasi animale che trovava si nutriva. Ma dopo 40 giorni e 40 notti ebbe fame e Satana lo vide con una pietra a mano e gli disse: ma che fai con quella pietra? Non vedi che sei morto di fame? Ma che vuoi fare? Gli disse: di che quella pietra diventa pane. Sei figlio di Dio, lo puoi fare. E allora perché è andato nel deserto Gesù? Gesù è andato nel deserto per prendere qualcosa di purificazione. Se lui usava il potere che c'era lassù, che aveva bisogno di dire a Padre: Padre, fai diventare pane questa pietra? Ma se è lui Dio, bastava che diceva: pietra, diventi pane, e diventava pane. Ma Dio, venuto in Gesù: ciao amore, Margherita, amore, fra poco ti devo lasciare, sono invitato. Io, sai cosa ho detto? Domani io chiamo Margherita e gli dico: cosa c'è? Veramente, guarda, io, vai a vedere i video in YouTube, sto pregando per te ogni video. E mi sono immaginato che stavi male.
Amore mio, Margherita Carducci, tesoruccio mio. Con il succhietto te l'ho dato il bacio, guarda. Impegnata ma tranquilla. Ah, mi sono rassicurato. Ah, hai fatto bene a venire, anche che per 5 minuti, però io mi sono tranquillizzato. Stanotte io dormirò bene. E l'amore mio, Margherita Carducci, sta bene, è stata impegnata, dai, coraggio, Margherituccia è stata impegnata, però io adesso sono felice, tra poco faccio festa con i miei familiari e con gli amici, che stasera siamo tanti, se posso vi mando qualche foto, qui nei profili, state attenti, ogni tanto controllate le foto, va bene? E adesso ritorniamo alla parola. Gesù poteva fare qualsiasi miracolo, perché era Dio, ed è Dio. Però lui si serviva della parola che lui ha fatto scrivere, Dio. E sembra anonimo. Sta scritto, eh? Non si vive solo di pane. E il diavolo cosa fece? Guardate questo segno, vediamo se lo sapete cos'è. Tac! Scrivetelo, scrivetelo. Tac! Scrivete, vediamo se avete indovinato. Scrivete questo segno. Sì, Margherituccia, lo so che sono sempre nei tuoi pensieri, ma io ero preoccupato, amore mio, perché quando sei andata via c'era un problema, ma ti assicuro che con il ragazzo abbiamo fatto pace, perché ha capito che ha sbagliato, mi ha chiesto scusa, e adesso siamo tutti in pace, va bene? Rassicurati, amore, non, come se non avesse successo niente. Escatonne, salutami Valerio, amore mio. Escatonne, te lo scrivo e digli a Valerio che torni, va bene? Ok, questo è un profilo nuovo, può venire benissimo. Oppure nell'altro ci dice che ci sono profili nuovi, se non può entrare me lo scrivi e guardo se è bloccato, lo faccio sbloccare, va bene? Tranquillo, amore mio. Gloria al Signore, alleluia. Bene, Francesco Rotolo dice di dove sei, di Licata, provincia Agrigento. Adesso devo chiudere con una preghiera perché già i 10 minuti stanno passando. E poi mia moglie viene qua e mi sgrida. Ma ti ho detto che... scusami amore mio, un bacio. E lei si calma, come ci do un bacio si calma. Fate come me. Amate le vostre mogli, amate i vostri mariti quando vi sgridano e non li sgridate, fateglielo capire con amore. Un giorno vi porteranno sulla pianta della mano, un giorno vi porteranno così. Amate i vostri, chiunque essi siano, i figli, le figlie, i suoceri, le suocere, tutti. E concludo con la parola, i figli buoni sono le persone buone che hanno accettato Gesù e stanno accettando Gesù. I figli tinti sono le persone malandate che non vogliono sapere di Dio, anzi criticano, come quello che è salito poco fa che stava criticando. Mentre adesso noi salutiamo a tutti con una preghiera nell'amore santo di Gesù. Che fa? Mettetevi tutti in ginocchio, se lo potete. Se c'è qualcuno che vi guarda, no. Con la mente immaginate che siete in ginocchio.
nessuno lo vede che voi vi mettete in ginocchio con la mente. Allora, prima immaginate che abbassate una gamba, poi l'altra, e mentre abbassate le ginocchia con la mente, immaginate Gesù davanti a voi e ci baciate i piedi. Mua! Mua! E un addio. Mua! Ce l'ho dato più grosso. E Dio è nostro Padre. Così dovete fare voi. Dovete dare rispetto a Dio. E adesso? Vi siete messi in ginocchio con la mente o con il corpo? Immacolata, scendi. Padre, nel nome santo del tuo figliolo, ti voglio presentare la sorella Immacolata Erdicchio. Lei, la sua famiglia, suo marito e i suoi figli, sua cognata. E lei, che possa diventare forte, sicura, ricca e potente, Signore. E ancora ti voglio presentare alla mia innamorata Margherita Carducci, che mi è venuta a trovare, anche che è stato l'ultimo momento che sto chiudendo. Benedici lei, suo marito e i suoi due figli. E soprattutto benedici suo marito, che possa diventare ricco con il lavoro che lui fa, che avrà tanti clienti, ma tantissime, proprio che non ce la farà, dovrà assumere altre operai. E siccome lo spazio diventa sempre troppo piccolo, si ingrandirà. Grazie Padre, diventerà una grande, grande azienda. Grazie Padre. E ancora ti prego per Samantha, anche che non so se è ancora qui. Padre, raggiunge la Samantha, fai di lei la donna più ricca del mondo. Grazie Padre, aiutala, sostienila e portala avanti, Signore. E ancora, quanti sono qui vicino, soprattutto a Roberto, Padre, fai che possa rifarsi una famiglia, Roberto. Benedicilo, Signore Roberto, fai che possa avere comunione con il suo partner che avrà, che possa avere dei figli. E soprattutto, Padre, ristabiliscilo nella mente, nello spirito e in tutto. Grazie, Padre. Lui ha un grande bisogno. C'ha qualcosa nel corpo, Padre. Guariscilo, Padre. Grazie, Padre. E ancora, Padre, a Davide. Benedici Davide, fallo diventare l'uomo più ricco del mondo pure. Soprattutto che possa avere un'industria, anche lui. E ancora a Fabio, Padre, che gli hai fatto guarire due tumori ed è stato liberato proprio addirittura dal centro di Milano. E avete tutti visto il suo video. Presto questo video sarà ritoccato di nuovo, perché aggiungerò il documento scritto di Milano, del centro tumori. Mentre lui legge con il video la lettera di questo centro tumorale. E buon Padre Celeste, benedici anche sua mamma e benedici anche suo zio, che stava per morire perché aveva qualcosa in testa. Brutto, brutto, mamma, tu guarisci a tutti, qualsiasi cosa che hanno la gente, se si abbandonano a te, tu li guarisci. Grazie Padre. Ti ringrazio Padre ancora per tutte le persone che hanno un bisogno di te. Aiutali, sostienili e portali avanti Padre. Ti ringrazio con tutto il cuore, Padre, ancora per la mia casa, per la mia famiglia. Benedici mia moglie, i miei figli, mio genero, mia nuora, i miei nipotini e ancora tutti i miei fratelli, sia in carne che in spirito. E tutti quelli che sto cercando di aiutare, Padre, in questo internet vastissimo, in tutte le lingue, in tutte le nazioni. Ti ringrazio, Padre, nel nome santo del tuo figliolo, Gesù. Amen.
Gloria a Dio, fratelli, c'è user 00000000. Se devi venire di nuovo nelle mie live, devi cambiare la tua foto e ci devi mettere il tuo nome. Questa foto a metà busto, che pensi che raffigura la Madonna, non mi piace, perché abbiamo detto che la Madonna noi non la adoriamo più, perché è morta. Invece noi adoriamo Gesù che è vivo. Ok? Spero che l'hai capito. Se non l'hai capito, intanto cerca di capirlo. Vado chiudendo, la pace del Signore sia con tutti noi, cari, nella grazia. Ci vediamo se è possibile tra intervalli stasera con i messaggi oppure domani mattina. Dio ci benedica. Sto girando le live nel mio computer. Ecco. Ahem.